Buono. Ci vediamo, siamo qua sopra la località, primo pezzo di località Peschiera, sulla mulattiera che sale verso le altre postazioni. Questa è la visione che aveva gli austriaci del fronte italiano. Come vedete, il fronte italiano era posizionato dietro il laghetto che vedete voi adesso, praticamente dietro il laghetto, la dighetta che vediamo là. Da là dietro infatti c'era il Monte Melino, come vediamo qua sullo sfondo, le cose, le trincee più avanzate, che erano quelle di Castel Condino, che si vedono da qua, piazze che erano posizionate a mezza altezza, a mezza altezza nella dorsale di qua. Dalla parte di là vediamo Castel Romano, massima estensione dell'esercito italiano, e poi qui davanti abbiamo Cima Pallone, dove è arrivato l'esercito italiano più avanti, la postazione più avanti. E questa terra che vediamo qua sotto, quelle case qua sotto, era terra di nessuno. Praticamente qui Praso e Colonia e tutti quei paesini qua erano stati, praticamente era terra di nessuno, dove le truppe andavano avanti e indietro con continui tentativi di prendere dei soldati dell'altro schieramento per poterli carpire delle idee. Da qui abbiamo un bellissimo resoconto, esattamente da questo punto, di un austriaco, Firman, che ha spiegato tutta questa valle esattamente da questo punto, e ve lo spiegheremo molto più avanti.